fall, lightning. I can see the end of time. Il nichilismo è tornato ad essere un problema nel nostro tempo ed è una strana questione perché, al contrario, sembrava che nel XX secolo il nichilismo avesse totalmente vinto, che avesse talmente impregnato la coscienza di tante posizioni culturali, filosofiche, esistenziali, politiche, da non essere più qualcosa che meritasse di essere messo in questione. Certo, il nichilismo, come ricorderete, ha avuto un inizio prometeico, l'inizio iconoclasta di un Ivan Karamazov, l'indimenticabile protagonista del romanzo, del grande romanzo di Dostoevsky, che proprio nel gesto della ribellione al padre, della negazione di Dio, trovava la via per una affermazione della propria libertà, o l'uomo folle di cui parla la Gaia Scienza di Nietzsche, che entra nella piazza del mercato cercando Dio per poi proclamare egli stesso che in realtà Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso, vale a dire tutti i valori della tradizione platonica, cristiana, borghese, erano ormai simulacri vuoti. E questa eruzione prometeica, a poco nel corso del XX secolo, passando attraverso delle drammatiche vicende ideologiche, culturali, installato, aveva impregnato di sé qualsiasi posizione. Anche gli antinichilisti, ultimamente, anche coloro che ritenevano che si dovesse resistere a questa forza, a questa furia iconoclasta, e che si appellavano alla riaffermazione di certi valori morali, ultimamente, appunto, lo facevano in una maniera un po' triste, perché ultimamente ciò che era condiviso da tutti è che forse non c'è un perché, un motivo ultimo per cui ciascuno di noi è al mondo. Ciascuno di noi deve in qualche maniera impegnarsi nella tessitura del proprio significato, deve partecipare alla grande macchina del mondo, deve assumere il suo ruolo nella grande scia del mondo, ma sapendo che il destino di tutti è finire. E quindi dov'è il problema se appunto si torna alla consapevolezza dolente che vivere significherebbe prepararsi a morire bene? Eppure questo nel passaggio dal XX al XXI secolo sembra non bastare più. Paradossalmente proprio la critica degli idoli, proprio l'impegno antidolatrico, iconoclasta del nichilismo ha, per così dire, radicalizzato la questione, tanto da permettere, paradossalmente, che riemerga quella domanda di senso, quella fame e quella sete, quel bisogno ultimo di significato, senza quello si può vivere. Questa domanda riemerge, forse senza giustificazioni, in maniera più impellente, più nuda, a volte più scabrosa, ma questo rende la grande, diciamo, narrazione del nichilismo, secondo cui appunto queste domande non è più possibile porsele perché non ci sono risposte, rende il nichilismo non più adeguato a cogliere la condizione spirituale, chiamiamola così, culturale, esistenziale del nostro tempo. E ci se ne accorge in maniera particolare in questa emergenza da Covid-19, perché tutti quanti noi in qualche maniera abbiamo avuto come uno shock rispetto al senso, cioè non era più possibile affrontare questo senza avere un'ipotesi di positività rispetto alla minaccia
no, così inaspettata, così diffusa di questo virus, che ci ha, per così dire, costretti a ritornare all'essenziale. E quindi il nichilismo del nostro tempo, che è il titolo appunto di questo libro che esce in questi giorni da Carocci, che ho scritto come una specie di reportage, un viaggio, una cronaca, come dice il sottotitolo, che cerchi di intercettare, non tanto appunto di fare una dottrina, una teoria sul nichilismo, ma di intercettare a che punto siamo nella notte del nichilismo, interrogando filosofi, ascoltando poeti, vedendo serie televisive, capendo certe questioni delle neuroscienze, dell'intelligenza artificiale, rintracciando, cercando di captare in ciascuno di questi aspetti, di questo prisma del nostro tempo, come riemerga, a volte affona, a volte invece in maniera ben udibile, questa domanda che sembrava impossibile, perché appunto quando si dice che non ci sono risposte a queste domande, anche la domanda diventa irrazionale. Eppure la domanda in qualche maniera vince rispetto alla chiusura della risposta data dal nichilismo, e vince riaffermandosi, e riaffermandosi non come una domanda tante volte teorizzata, tante volte una domanda avvertita, spesso patita, ma è una domanda, come tutte le vere domande, che coincide con un bisogno. Non è appunto una domanda astratta, ma è una domanda che si radica nelle pieghe del nostro vivere quotidiano, e come ogni vero bisogno è sempre anche un'attesa, è sempre anche un desiderio di poter riconquistare se stesso, perché è questo che il nichilismo, paradossalmente, lo ripeto, nel momento in cui vince, perché è diffuso come l'aria che respiriamo tra tutti, in quel momento si svela non essere più all'altezza delle nostre domande, e quindi deve cedere il posto a che questo bisogno, questo desiderio di essere, e di essere appunto coscientemente, secondo un senso per cui valga la pena vivere, possa nuovamente orientare la nostra vita. Per questo il nichilismo del nostro tempo è già un nichilismo che lentamente, ma inesorabilmente, comincia ad essere superato. Forse ci vorranno tanti anni, chissà, moltissimi, perché questo senso possa tornare ad essere ragionevole, attrattivo, evidente per le persone. Ma questo oltrepassamento in qualche maniera è già cominciato, e secondo me vale la pena riaprire il problema del nichilismo per comprendere che in fondo il nichilismo permette di riaprire la domanda che siamo noi stessi, di comprendere che il nostro stesso io è una domanda che vale la pena prendere sul serio.